Un'altra gara da incorniciare è quella della Superbike. A differenza del sabato, stavolta sono stati 5 piloti a giocarsi la vittoria fino agli ultimi giri. Oltre al poleman Mark Hutchinson, c'erano anche le 4 Ducati guidate da Federico Sandi, Luca Conforti, Alessandro Polita e Matteo Baiocco. Il più forte, grazie ad una rimonta da incorniciare, si è rivelato il bresciano Conforti, che, tornato velocemente sui 4 di testa dopo una partenza in sordina, si è liberato poi della compagnia degli avversari ed è andato a vincere con oltre 3 secondi di vantaggio sul più diretto inseguitore. Ad accontentarsi del secondo posto, dopo essere stato superato da Conforti, è stato il leader del campionato Matteo Baiocco, che torna a casa con una vittoria ed un podio dal weekend romagnolo. Anche in questa gara il marchigiano del team Barney è riuscito a mettersi alle spalle il suo diretto rivale per il titolo Alessandro Polita, allungando ancora di più il suo vantaggio in classifica. Polita dal canto suo si è difeso il più possibile conquistando un podio insperato, anche grazie al KO tecnico che a 2 giri dal termine ha costretto al ritiro Federico Sandi, mentre da segnalare alcune cadute illustri come quella di Federico Mandatori al penultimo giro e del campione in carica della Stock 1000 Ivan Goy al terzo giro. In classifica Matteo Baiocco ha allungato il vantaggio su Polita, 80 punti contro 68, mentre Conforti è terzo a quota 64. Sono davvero contento perché prima della partenza non mi aspettavo di essere così competitivo. Dopo la partenza non sono partito benissimo, anche questa volta ho cercato di non perdere troppo dai primi, dopo vedevo che cavolo piano piano guadagnavo, dicevo ma come, cioè è pazzesco, guadagnavo, vedevo i tempi che facevo così, dicevo avevo paura di esagerare perché non mi rendevo neanche conto di andare così bene e li ho raggiunti, dopo ho detto aspetto un attimo per rifiatare un attimo, dopo ho iniziato a superarli e dopo insomma ho iniziato sto conto alla rovescia, insomma sempre cercando di non fare errori, di essere comunque veloce, insomma è stato un conto alla rovescia infinito, però davvero ringrazio tanto la squadra perché mi ha aiutato tanto in questo weekend, insomma anch'io a volte vado un po' in crisi quando non riesco a guidare la moto come voglio, insomma mi hanno aiutato e anche la Michelin che davvero mi ha dato un prodotto davvero competitivo e insomma arrivare prima è sempre pazzesco e sono davvero felice, grazie a tutti. Sono abbastanza soddisfatto, certo vincere è tutta un'altra storia, però ieri ci sono riuscito, oggi verso la fine della gara ho cominciato un pochino a ragionare, Broncos veniva su molto forte e quando ho visto che avevo un po' di margine sul terzo ho cercato un po' di ragionare, di accontentarmi per oggi. Il campionato è ancora molto molto lungo, per cui era importante dopo un primo posto di ieri, il secondo di oggi. Risultato splendido per me, per la squadra, per la Pirelli, per tutti quanti e quindi adesso aspettiamo con ansia il prossimo round, intanto andremo a Brno, spero di fare un buon risultato anche lì. Sì. Siamo partiti bene, poi ho fatto un po' fatica da metà gara in poi, stiamo lavorando tanto ma evidentemente non siamo messi benissimo, speriamo in questa piccola pausa di trovare un buon setting e fare bene a Mugello.